No, non so fare nient'altro nemmeno. Se so fare qualcosa, forse il disegno poco, però no, non ho il modo in cui. Allora, il disegno in realtà è anche la prima scrittura che abbiamo, quindi in realtà è strano che non disegniamo tutti. Perché noi abbiamo il problema che quando disegni una cosa, se non è uguale al reale, non sai disegnare. Invece il disegno è il linguaggio, la scrittura è il disegno codificato. Tu l'albero lo disegni così, è l'albero. Se scrivi la parola albero, hai disegnato l'albero solo con un disegno codificato. Se tu metti quelle lettere in sequenza, hai disegnato un albero, come nella mente delle persone. Che lo stesso albero, per quanto realistico, lo stai evocando, come lo evochi con le parole. Quindi il disegno è una forma più universale di linguaggio, no? Per quello penso che tutti, anzi noi proprio smettiamo proprio perché abbiamo un'idea molto ignorante visivamente del disegno. Noi crediamo che sia bello quello che per noi, quello che dire, ah, io non lo saprei mai fare. Quando tu vedi un disegno che è fotografico, dici, ah, io questo non lo saprei mai fare, e quindi rimani affacciato, ma anch'io rimango incantato, cioè, per carità. Però quando te lo metti in casa, ti sei messo in casa la foto, ti sei messo in casa la faccia di qualcuno che magari non ti sta manco simpatico. Se tu ti metti in casa uno schizzo di BC, di Johnny Art, di un omino ai tempi delle caverne, quella cosa lì non ti stancherà mai e ogni volta ti racconta qualcosa di diverso, perché è il linguaggio personale. Ecco. Quindi per me il disegno è sempre stato un modo per indagare la realtà. Non mi interessa se usare le prospettive, le architetture, proprio perché mi sembra di legare il disegno. Poi dopo c'è tutto uno studio dietro, ci mancherebbe. Però no, il disegno è sempre stato il modo per cui ho tastato il terreno. Prima l'ho disegnato e poi ho visto se funzionava.